Diamo la parola alla nostra sindaca, la dottoressa Cecilia Francese, per un saluto. Grazie. Buongiorno ragazzi, io non vi vedo, vedo un monitor e purtroppo avete fatto questa esperienza in un periodo della vita che sicuramente ve lo ricorderete. In genere ci aspettavamo di vedervi seduti nei banchi del nostra aula consiliare. Purtroppo ci vediamo attraverso questo video, ma spero anche questa è un'esperienza e vi ricorderete anche di questa, sicuramente di questa parte della vita e chi se la dimentica. Ma penso e spero che a breve usciremo da questa fase di coronavirus, di attenzione, di emergenza e che quindi possiamo vederci di persona. Che dirvi? Vi auguro, sto vedendo il Preside Palo in questo momento, mi Buonasera, compare Sindaco. sul monitor, buonasera, quindi buonasera al Preside Palo e buonasera a tutti i dirigenti presenti, agli insegnanti, agli alunni. Alla nostra segretaria comunale che ovviamente sta qui, e a tutti i nostri dipendenti, vedo la signora Ingala e la dottoressa Bonomo che hanno reso possibile questo collegamento. Che dirvi? Forse ci aspettiamo molto da voi, da giovani ragazzi, che sarete il futuro di questa città. E sperando che appunto per strada non perdiate l'entusiasmo che ora sicuramente avete, anzi, forse il vostro entusiasmo dovrebbe essere parte del nostro, dovreste darci voi di nuovo entusiasmo a noi tutti per andare avanti, perché spesso purtroppo le tante difficoltà, perché uno vorrebbe cambiare, vorrebbe fare di tutto, poi la lentezza, il preside ne sa qualcosa a proposito delle Fiorentine. Purtroppo. E quindi praticamente a volte avere a che fare con la burocrazia e con la lentezza ti fa perdere l'entusiasmo e la voglia di andare avanti, però bisogna insistere, quindi voi con la vostra giovane freschezza spero che siate anche da pungolo, insomma da stimolo nei nostri riguardi nei giorni a venire, che dalle vostre proposte, dai vostri incontri possa venire fuori sicuramente qualcosa che può fare altro che aiutarci. Io mi fermo qui, no, do la parola. Io non so se avete eletto un sindaco o una sindaca e quindi ce la presentiate, ma lascio la parola, penso, alla segretaria in questo caso, no? Eh? Ciao ragazzi, io non vi Sì, vedo, però ciao a tutti. grazie. Vedo Alessandra Catino e poi vedo il preside Palo. Vedo più nessuno. Sindaca, noi ci siamo tutti, è solo una questione di visualizzazione. Sì, lo so, Quindi perciò cediamo un dico. attimo la parola al nostro segretario generale, la dottoressa Clara Curto, per un saluto e prego. Salve, io. Prima di tutto perché io da segretario comunale, quindi da dirigente apicale, mi affianco alla, come i ragazzi penso sappiano, io mi affianco all'attività della sindaca in primis e seguo comunque l'attività politica, quindi anche consiliare e giuntale, e dirigo poi gli uffici, quindi i dirigenti, i funzionari, gli impiegati, un po' tutti, e faccio da cerniera tra l'attività quindi degli uffici e l'attività politica. Ho molto piacere anche, io vi ho osservato, siete veramente carini e siete l'espressione migliore di Battipaglia, che ripeto è un comune nel quale io diciamo, lavoro con estremo piacere perché è una realtà bella, dinamica e vivace. E naturalmente saluto anche i dirigenti scolastici, qualcuno l'ho conosciuto, spero di potervi conoscere tutti. Dunque, io ai ragazzi faccio i migliori auguri perché? Perché ragazzi, il comune come ente locale in realtà è un piccolo stato. Diciamo che il consiglio, la consulta, il sindaco, cioè quello che voi adesso andate a nominare, traduce il Parlamento, il governo e il capo del governo. In realtà c'è questa similitudine. Quindi, l'ente locale, l'ente territoriale ha un'importanza estrema, anche perché noi siamo vicini a tutte le esigenze del cittadino. La sindaca ha una premura quotidiana di, diciamo, di
di evidenziare, di rilevare tutte quelle che sono le problematiche del suo contesto civico e di portarle a noi che tra l'altro cerchiamo anche di non soffocarci con la burocrazia, ma insomma di essere rispettosi delle leggi, perché ecco, ricordatevi che naturalmente bisogna sempre essere rispettosi delle leggi, però bisogna avere la capacità di tradurre le leggi in una, diciamo, in un procedimento dinamico, veloce e che sia quanto più possibile, diciamo, coerente con quelle che sono le necessità del comune. Quindi io vi dico che ho molto piacere di accogliervi, di darvi gli auguri, anche perché vedo che lo statuto prevede, il regolamento prevede che voi abbiate delle funzioni propositive e consultive. Quindi da un canto voi dovete fare delle proposte e noi in seno al Consiglio Comunale dovremmo naturalmente ricevirle e tradurle anche in un atto. E poi anche la funzione consultiva significa che voi in queste materie, che naturalmente sono quelle che competono, quindi prioritariamente la scuola, ma anche sport, turismo, cultura, cioè sono tutte materie interessantissime e molto dinamiche, voi avete anche una funzione, diciamo, di consulenza. La funzione consultiva è quella che in effetti costringe il Consiglio dei Grandi, degli adulti e quindi anche tutti noi a chiedervi il parere rispetto a materie che sono di vostro interesse. Quindi in questa situazione, ragazzi, voi vi incardinate nel nostro assetto a pieno titolo e io per questo devo dire sono molto entusiasta, perché ancora una volta il vostro comune si dimostra all'avanguardia. Battivaglia, avete un grande comune e una grande amministrazione e non ha una connotazione, diciamo, di parte politica, ma devo dire, è una mia valutazione, io faccio questo lavoro, ragazzi, da 29 anni, quindi ho seguito molti comuni e quindi Battivaglia merita molto e voi in questa attività dovete avere la forza caratteriale di andare avanti e di inserirvi nel contesto che vi compete. Quindi sono veramente felice, vi faccio gli auguri e vi dico che a nome di tutti i dirigenti che io in questo momento rappresento, noi vi aspettiamo, perché naturalmente voi dovete essere presenti e dovete anche porci ogni domanda, ogni problematica, ogni dubbio. Noi siamo disponibili naturalmente a stare sempre a fianco a voi. Quindi auguri. Grazie per il... Una breve introduzione e dopodiché procediamo con l'appello con i dirigenti scolastici, se vogliono fare un breve saluto ai consiglieri. Prego. Alessia, devi attivare il microfono. Grazie, assessore. Grazie. Allora, abbiamo già un po' così, prima di tutto ringraziamo sia la sindaca che la segretaria generale per le parole che hanno avuto per il Consiglio dei Ragazzi. Noi abbiamo già in effetti parlato di quella che sarà la proseguo della seduta. Ricordiamo brevemente, prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ordine del giorno, prima di tutto l'elezione del sindaco dei ragazzi, e abbiamo già visto come procedere, quindi una breve presentazione delle eventuali candidature da parte dei ragazzi e poi la votazione che sarà a scrutinio segreto, così come previsto dal regolamento. Poi avremo l'elezione del vice sindaco dei ragazzi, quindi altra votazione. Infine il sindaco neoeletto sarà proclamato e potrà nominare la propria giunta, la consulta dei ragazzi. Consulta dei ragazzi che è composta, ricordiamolo ancora una volta, da 5 ragazzi scelti, quindi nominati dal nuovo sindaco, il sindaco neoeletto, in rappresentanza dei 5 istituti comprensivi della città di Battipaglia. Quindi dovrà il nuovo sindaco scegliere i suoi stretti collaboratori, perché si tratta degli assessori, quindi coloro che lo affiancheranno in tutto il periodo di governo, sceglierli garantendo la rappresentatività di ogni istituto, quindi un ragazzo per ogni istituto comprensivo. Dopodiché
Resta l'ultimo punto all'ordine del giorno che, come sempre nel Consiglio Comunale, è varie ed eventuali, che lascia quindi lo spazio ai ragazzi eventualmente per proposte, interventi o quant'altro, e poi la seduta sarà chiusa. Poi in seguito chiaramente ci saranno altre sedute, per tutto quello che saranno le prossime sedute convocate dal nuovo sindaco dei ragazzi, insomma, i ragazzi del consiglio potranno appoggiarsi a me tranquillamente al comune per verificare come, dare veste amministrativa alla loro volontà. Ok. Facciamo fare un saluto ai dirigenti. Eh sì. Dottoressa, dia la parola uno alla volta ai dirigenti. Perfetto, allora non so, non saprei che ordine dare. Diciamo che io vedo la dottoressa Capuano e quindi do la parola alla dottoressa Giacomina Capuano. Buonasera. Buonasera, mi sentite? Sì. Sì. Allora, buonasera a tutti, sono molto emozionata, forse come i ragazzi, per noi è stato veramente importante, un'iniziativa importante di cittadinanza attiva, infatti ringrazio la sindaca, l'assessore e tutto il comune che ha dato la possibilità alle scuole di Battipaglia di vivere questa esperienza. Diciamo che è stata vissuta in tutti i momenti, dalla classe alla campagna elettorale, alla votazione e anche questo ulteriore momento sicuramente darà la giusta importanza. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, l'augurio di vivere il lato positivo della politica e soprattutto che questa sia un'occasione per realizzare qualche loro sogno. Quello che mi va di dire è che sicuramente al di là della scuola che rappresenterà diciamo, il consiglio in qualità di sindaco, occorrerà fare un lavoro di squadra. Battipaglia è un territorio che deve assolutamente essere presidiato da tutte le scuole, quindi anche i ragazzi dovranno fare un grosso lavoro di squadra come noi dirigenti e come col comune stiamo facendo. Grazie ancora, grazie al comitato dei genitori, alla referente anche, all'insegnante Greco che ha curato con tutta l'organizzazione, alla professoressa Cucci. In realtà noi abbiamo proprio designato un progetto per questa particolare iniziativa, quindi è doveroso ringraziarli. Qua Sole Fiorentino, prego. Sì, buonasera a tutti Buonasera. e faccio dei complimenti a tutti i ragazzi, neo consiglieri del Consiglio dei ragazzi appunto. E mi associo al pensiero della collega in quanto appunto la scuola promuove la formazione degli alunni e la loro crescita come cittadini attivi e partecipi e quindi essere presenti all'interno del Consiglio Comunale dei ragazzi è sinonimo di alta partecipazione democratica appunto, e quindi auguro a tutti loro di vivere appunto anch'io questa esperienza sana e attiva e magari saranno in futuro gestori della cosa pubblica. Quindi essere un'esperienza Il preside Paolo, credo che abbia il dottore Paolo abbia qualche problema di collegamento. Passiamo il nostro saluto, Alessia, Sì, al allora andiamo prego. avanti. La dottoressa Celano per le scuole, l'Istituto Comprensivo Gatto. Buongiorno a tutti. Un ringraziamento va sicuramente a chi ha organizzato questa manifestazione, una cosa meravigliosa per i nostri ragazzi che hanno vissuto, così come diceva la collega, in tutte le fasi, attraverso un progetto ben delineato all'interno delle nostre scuole. Sono stati bravissimi, ve lo assicuro, avevano delle tante idee che sicuramente porteranno, riporteranno in questo contesto. Attenti a voi perché noi siamo abituati alla loro esuberanza, ma non sono come noi, sindaco e assessori, noi siamo molto più, come dire, delicati nel chiedere. Loro sono insistenti, hanno il giusto piglio, e sapranno rappresentare sicuramente le esigenze
esigenze di questa gioventù battipagliese. Chissà, magari un domani dopo questa esperienza qualcuno di loro penserà di intraprendere la carriera politica, potrebbe essere un trampolino di lancio. Sicuramente si metteranno alla prova. Quello che mi auguro è che sappiano confrontarsi con democrazia, sappiano rispettare le idee dei loro compagni, sappiano fare squadra, perché il messaggio che deve passare sicuramente è questo, che insieme sono una forza, insieme saranno in grado di portare le loro richieste sul tavolo del sindaco, sul tavolo della giunta comunale, e sicuramente potranno ottenere quello che desiderano. Che cosa augurargli? Sicuramente che questa sia un'esperienza di crescita e un'esperienza positiva per tutti loro. Forse era auspicabile in presenza, l'emozione sarebbe stata sicuramente differente per loro entrare proprio nella sala consiliare, però noi ci auguriamo che questo periodo lo superiamo, insomma, si possa superare al più presto e ci possiamo vedere tutti lì insieme e discutere dal vivo delle problematiche che più ci interessano. Saranno la nostra voce comunque, perché l'inizio del nuovo anno scolastico è molto tormentato, ancora abbiamo tanti punti interrogativi, quindi accoglieremo noi in primis e poi le loro idee, le loro istanze per poter lavorare al meglio il prossimo anno scolastico. In bocca al lupo a tutti e grazie ancora per aver permesso ai ragazzi di far sentire la loro voce. Grazie dottoressa, grazie. Passiamo allora la parola alla dottoressa Ippolito, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Penna. Buonasera, per la dottoressa Ippolito ci sono io, sono la professoressa Cipriani. La dirigente vi porta i suoi più cari saluti e il suo ringraziamento. Oggi era impossibilitata ad essere con noi e quindi ha delegato me a rappresentarla, poiché sono stata io a prendermi cura del progetto dall'inizio. Quindi ancora i suoi saluti al comune, alla sindaca, al segretario, all'assessore, a tutti voi che vi siete presi cura di questo progetto, e un saluto sempre da parte sua e ovviamente anche mia ai dirigenti degli altri istituti. Ai ragazzi un grandissimo augurio, un grosso in bocca al lupo. Che è il Papa Paolo VI. Paolo VI diceva che la politica è la più alta forma di carità, e questa parola carità viene da un'altra parola che a noi è più conosciuta ed è bellissima, che è la parola cuore, che è la sede dell'amore. Allora l'augurio veramente è quello di fare con amore questo servizio, di dedicarvi con amore a questo compito che oggi intraprendete. Amore per la vostra città, per tutti coloro che ne fanno parte e per tutto ciò che di bello in questa città con il vostro aiuto si potrà fare. Quindi davvero un grande in bocca al lupo e divertitevi. Buon lavoro. Grazie professoressa Cirianne, grazie infinite. Diamo la parola allora alla professoressa Silvana Porpora, che rappresenta la preside Leone per l'Istituto Salvemini. Buonasera. Buonasera a tutti, infatti sono Porpora Silvana, sono stata delegata dalla preside perché in quanto non poteva essere qui presente con noi, con voi. Mi associo a quello che hanno detto anche gli altri dirigenti, un ringraziamento all'amministrazione comunale, al sindaco, agli organizzatori e a coloro che che hanno permesso di creare questo vero e proprio consiglio dei ragazzi. Quello che posso dire ai ragazzi è che questa esperienza possa per loro essere molto importante, sia per il senso di appartenenza alla propria città e alle istituzioni, e che possano comunque li renderà parte appunto di un'esperienza diretta di vita democratica. Colgo l'occasione appunto per dire a tutti quanti i ragazzi che per voi questa deve essere un'occasione di confronto, ma soprattutto deve essere un'occasione di crescita personale e sociale. Che dire a loro? Un grande in bocca al lupo, ma soprattutto buon lavoro. Grazie, grazie professoressa. Grazie a voi. Grazie. Bene, penso che a questo punto possiamo procedere con la seduta vera e propria. Concluse i saluti, possiamo ripassare la parola alla dottoressa Buonomo
che è la nostra responsabile dell'informatica del Comune di Battipaglia, per procedere alla, diciamo, alla seduta vera e propria. E quindi, prima di tutto, primo punto all'ordine del giorno, elezione del sindaco. Carmela, sei in linea? Procedo con l'appello. Appello, ok. Pisani Federico. Presente. Bianco Selin. Presente. Boffa Francesco. Presente. Caprio Maria Paola. Presente. Catino Alessandra. Presente. Cennamo Francesca Angela. Presente. Cupo Gaia Ludovica. Presente. Della Rocca Alessandro. Presente. Di Leo Giovanni. Presente. Di Napoli Filippo Pio. Presente. Di Pino Gabriella. Presente. Foglia Andrea. Presente. Guglielmotti Maria Teresa. Presente. Lamberti Gaetano. Presente. Laudati Gabriella. Presente. Masi Mattia Rocca. Presente. Nunziata Vincenzo. Presente. Pappalardo Mattia. Presente. Raso Patrizio Junior. Assente. Rizzo Andrea. Presente. Sansone Lucia. Presente. Tarantino Marianna. Presente. Torsiello Sara. Vitale Edoardo Vincenzo. Allora, i consiglieri sono tutti convocati, la seduta è aperta, i nostri rappresentanti consiglieri resteranno collegati. Un saluto a tutti e adesso procediamo con la presentazione dei candidati alla carica di sindaco. Successivamente ci sarà la votazione per sindaco e vice sindaco e poi la nomina della Consulta. Alessia, prego. Sì, allora ragazzi, direi di dare la parola ad ognuno di voi. Io vi chiamerò in appello, in ordine alfabetico, così come siete stati chiamati per l'appello, e laddove il ragazzo voglia candidarsi può fare una presentazione della propria candidatura, va bene? Diciamo una presentazione breve, ma insomma prendetevi il tempo che volete, non oltre 5 minuti a testa. Cominciamo con Pisani Federico, della Scuola Marconi. Allora, il mio programma, io mi candido a sindaco. Il mio programma si chiama Insieme per migliorare ed è fatto di 3 punti. L'ambiente, prima di tutto. La nostra città è piena di rifiuti che possiamo ripulire solo aumentando non solo l'efficienza delle imprese di pulizia e di smaltimento di rifiuti, ma anche il senso civico di noi cittadini, perché altrimenti se aumentiamo solo l'efficienza delle imprese di pulizia, comunque il senso civico rimane basso e continuamente la città verrà risporcata. Poi vorrei aggiungere in città altre aree verdi, per garantire la diminuzione dell'inquinamento e così facendo far ripulire l'aria della città. Il secondo punto tratta della scuola. Nelle scuole ci sono alcune parti dell'edificio che devono essere riparate. Per esempio, faccio un esempio. Alle elementari Marconi bisogna riparare la palestra. E non viene riparata da tanto.
Quindi vorrei che questi lavori di manutenzione venissero eseguiti il più presto possibile. Poi vorrei che si aggiungessero alcune parti di lezioni con attività laboratoriali o con attività interattive, per esempio alla LIM, per rendere l'apprendimento di noi studenti più divertente e più leggero da imparare. E poi vorrei aggiungere al di fuori degli edifici scolastici, in cui non c'è, un campetto da calcio, da basket, per permettere lo svolgimento dell'ora di educazione fisica anche all'aperto. Il terzo punto del mio programma è il divertimento, perché la nostra città ha un grande potenziale che però deve essere solo sfruttato. Io aggiungerei alcuni altri edifici di interesse, tipo un piccolo cinema, delle altre librerie, altre fumetterie, perché così noi cittadini battipagliesi potremmo divertirci meglio, e poi potrebbero arrivare altre persone da fuori Battipaglia che vorrebbero vivere in questa bellissima città. Poi vorrei aggiungere anche altri parchi, far ripulire quelli che ci sono già e aggiungere campetti da calcio, da basket, oppure anche giostre, parchetti. Perché a volte le persone si lamentano che ragazzi come me o più grandi fanno rumore perché giocano a pallone in aree vetrate. Però non è tanto colpa loro, se non ci sono aree specifiche in cui giocare a pallone, non è colpa loro. Quindi proporrei l'allestimento di campetti da calcio, da pallavolo, in giro per la città, anche piccolini, perché così si avrebbe una diminuzione del rumore e poi i ragazzi si divertirebbero e non starebbero tutta la giornata chiusi in casa come siamo costretti adesso. Benissimo. Volevo aggiungere un'ultima sì, cosa. Sì, sì. Allora, venisse presa da una persona che voleva solo salire in alto di posizione, però poi non avrebbe fatto nulla per cambiare. So quasi sicuramente che ci sono persone più brave di me tra questi consiglieri, sono anche più grandi di me, più brave di me, ma comunque spero di arrivare a un buon punto. Grazie Federico, sei stato in gambissima, bravo. Allora passo la parola a Bianco Selin dell'Istituto Penna. Buongiorno. Vorrei fare un attimo un po' vicino. Ti vediamo. Okay. Il mio nome è Bianco Selin, ho 12 anni. E il mio progetto si chiama Insieme Possiamo, è mirato a risolvere alcuni problemi della nostra città, come l'inquinamento, che in questi giorni è diminuito per il Covid-19, ma il problema non è risolto perché i lavoratori torneranno a lavorare nelle fabbriche e la situazione tornerà a breve nella precedente. Vorrei la sicurezza di un ambiente vivibile e sano, con la trasparenza del messaggio su tutti i cittadini. Poi vorrei ripristinare marciapiedi e pisti ciclabili per muoverci meglio e poi il terzo punto è quello di mettere a disposizione un cinema teatro. Così vuole vedere o organizzare spettacoli, non ha problemi, e soprattutto l'ambiente e gli spazi giusti.
Per la scuola, che non è proprio importante, vorrei informare le scuole dell'uso dei tablet, così non dobbiamo portare libri e zaini pesanti. Questo è il mio progetto e spero che molto venga integrato il sindaco o vice sindaco. Mi sono candidata per lo stesso motivo della ragazza che c'era prima. Sì. Perché poi se qualcuno non sa fare il sindaco e per esempio non si preoccupa degli altri, non farà niente e resteremo sempre così. Sempre così. Hai terminato? Grazie Celine. Grazie, grazie infinite. Passiamo la parola a Boffa Francesco, Istituto Penna. Bene, Buonasera, io non mi sono candidato a sindaco. ok, Posso Francesco. chiedere una cosa, un attimo, scusate. Prego. Mi sono dimenticato di dire una cosa del mio programma, potrei dirla? Federico? Gli armadietti per rendere meno pesanti gli zaini, che tutti si lamentano che sono pesanti come dei macigni. Ok, va bene, mi sembra giusto. Ok, Francesco Boffa non si candida, ciò non significa però che non possa essere votato, nel senso che anche se non ha un suo programma, può essere votato comunque dai compagni. Passo la parola a Caprio Maria Paola, Istituto Marconi. Buonasera, io non mi candido. Ok, Maria Paola va bene, stesso discorso che per Francesco. Maria Paola non si candida ufficialmente nel senso che non ha un suo programma da presentare, ma può essere ovviamente votata. Passiamo quindi la parola a Catino Alessandra, Istituto Buonasera, Marconi. neanche io mi candido a sindaco. Ok, bene, stesso allora discorso anche per Alessandra. Passiamo la parola a Cennamo Francesca Angela delle Fiorentino. Buonasera, Buonasera. sono Francesca Angela Cennamo e frequento l'Istituto Fiorentino della classe quinta. Sono felice di far parte di questo gruppo di consiglieri. E spero comunque di poter dare una mano, essere utile e disponibile per migliorare molte situazioni, come situazioni scolastiche, ma anche ambientali, per l'inquinamento, perché in questo periodo, anche se molti di noi non stiamo uscendo, l'inquinamento non si sta abbassando del tutto e potremmo migliorare molto questo, ma anche in altri problemi che ci potrebbero essere, spero di essere utile e di poter dare una mano per migliorare molte situazioni, ma anche come questa del Covid-19. E do un in bocca al lupo a tutti. E spero di essere comunque votata. Grazie Francesca Angela, grazie, grazie, sei stata molto Grazie. precisa. Diamo la parola a Cupo Gaia Ludovica, Istituto Salvemini. Ci sei? Ci Adesso sentiamo. riesco scrivere la chat. Ci sei? Ok, perfetto, va No, bene. quante volte l'hai inviato? Sei candidata, Ludovica? Ciao, Ok, buon pomeriggio. ti No, io non mi sentiamo. candido, ma confido comunque nella saggezza del sindaco e del vice sindaco che verrà eletto. Bene. E in ogni caso, qualora ne avessero bisogno, sono pronta a supportare le loro iniziative. Grazie. Ma Ah, benissimo, il che video, grazie. Ludovica Cupo, il video. Deve stare acceso il video, per favore, grazie. Prego.
Prego, dottoressa Ingala. Sì, allora dunque, passiamo la parola a Della Rocca Alessandro, Istituto Salvemini. Buonasera, io ho deciso di candidarmi. Bene. Allora, buonasera a tutti. Ora vi elencherò i tre punti del mio programma elettorale. Rispetto per la natura, la cultura e il tempo libero all'aperto. Mi sentite? Certo, sì sì, okay. procedi allora, Alessandro. Cominciamo dalla vita all'aperto. Allora, io avevo intenzione di creare piste ciclabili che collegano un parco all'altro per il divertimento della popolazione e anche per abbassare lo smog. E anche mettere in sicurezza le rampe e le strisce pedonali dei marciapiedi, perché spesse volte le automobili si mettono davanti e per chi è in bici o anche chi è disabile è difficile scendere. Poi ristrutturare i grossi spazi verdi della nostra città con lunghi tragitti per passeggiate e aree giochi per noi ragazzi. Poi passiamo alla cultura. Io avevo pensato a un festival del libro per ragazzi, con concorsi tra le scuole o individuali. E mano a mano che questa competizione sarebbe andata avanti e si sarebbero accumulati i libri, si sarebbe potuta creare una piccola biblioteca. Poi aprire anche piccoli corsi di scrittura e manifestazioni nei parchi. Avevo anche pensato a un'altra piccola idea, la cultura, di aprire un piccolo museo negli De Amicis con la storia di Battipaglia e della Piana del Sele, con tutti i nostri prodotti tipici, con laboratori didattici che mostrano come produciamo questi nostri prodotti, come il fiaschello, la mozzarella di bufala e il latte. E poi c'è il rispetto per l'ambiente. Io avevo pensato a piccole manifestazioni e corsi di educazione ambientale con esperti e corsi e manifestazioni sul riciclaggio. Allora, spero che il mio discorso vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto potete votarmi e buona serata a tutti. Grazie Alessandro, sei stato molto chiaro. Grazie infinite. Allora, passiamo la parola a Di Leo Giovanni, Istituto Salvemini. Buonasera a tutti, mi chiamo Giovanni Di Leo e frequento la terza all'Istituto Comprensivo Statale Salvemini, ho 13 anni. Mi voglio candidare a sindaco perché ho veramente tanto a cuore questa città, per tutte le sue caratteristiche che la fanno distinguere da tutte le altre, come la mozzarella, famosa in tutta Italia, e tante altre cose, e per questo va valorizzata al massimo. Nel mio programma non voglio mettere concetti idealistici, ma vorrei, se me ne darete la possibilità, come giusto che sia in democrazia, di partire da subito. Tra pochi giorni io, essendo che faccio la terza media, sosterrò appunto l'esame e come tematica centrale ho scelto la Costituzione italiana perché sin da piccolo ho sempre voluto sapere le cosiddette regole di Battipaglia per poi scoprire che esiste una legge fondamentale per tutti gli italiani. Dopo la guerra i padri costituenti non hanno detto tra tre giorni vogliamo una nuova Italia, ma passo dopo passo hanno raggiunto il loro obiettivo, la Costituzione, cosa che nel mio piccolo vorrei fare per Battipaglia. Uno dei problemi che affligge la nostra città come anche il mondo intero è l'inquinamento e ci è voluto un virus per farci capire di lavarci le mani e di tenere tutto più pulito. Gli scienziati hanno osservato durante il lockdown che l'inquinamento si è ridotto moltissimo e quindi è migliorata la qualità dell'aria, l'aria che noi respiriamo. Per questo non dobbiamo perdere di vista questo piccolo pro che ha dato il virus. Un piccolo contributo che noi possiamo dare per evitare che l'inquinamento risalga agli altri valori del pre-lockdown è limitare l'uso delle automobili, utilizzando le biciclette. Ed è per questo che io proporrò la costruzione di piste ciclabili da utilizzare al posto dell'automobile, il che avrebbe tre riscontri positivi: diminuire l'inquinamento, evitare il pericolo di essere investiti dalle auto ed essere più in forma. Infatti anche a noi battipagliesi piace andare in bici e questo è confermato dalla grandissima partecipazione, ovvero cioè alla ciclolonga, che sono ben 40 anni che ogni anno ha sempre un gran successo. Se mi darete fiducia con il vostro voto porterò avanti questo mio progetto. Grazie ed un in bocca al lupo a tutti i consiglieri. Grazie Giovanni, sei stato molto chiaro.
Passiamo la parola a Di Napoli, Filippo Pio, Istituto Fiorentino. Buonasera, io non mi candido. Ok, va bene, ciò non toglie che tu possa essere votato, ovviamente. Passiamo la parola a Di Pino Gabriella, Istituto Penna. Buonasera a tutti, sono molto onorata di partecipare a questa elezione tra ragazzi e ragazzi, giovani che hanno intenzione di fare del bene alla loro città. Io mi candido come sindaco. Gabriella, attiva il video se non l'hai attivato, perché io non ti vedo, sento solo la voce. No, l'ho attivato. Ok, allora non ti vedo io. Ok, vai, vai, procedi. La mia promessa è quella di rendere concrete le nostre idee e le nostre proposte. I punti fondamentali del mio programma sono tre. Scuola e cultura. La mia priorità sarà l'ascolto e la condivisione. Vorrei per questo che fosse nominato un rappresentante per ogni classe dell'istituto, che possa rendermi partecipe di ogni problematica relativa alle singole classi. Con il supporto di tutti vorremmo organizzare corsi di geografia e di storia del nostro territorio e visite guidate attraverso le bellezze della nostra città, in modo da rendere più facile l'apprendimento. La costruzione di una sala di lettura confortevole a misura di noi ragazzi, nella quale sia possibile entrare in contatto con le altre culture del mondo e attivare corsi con l'aiuto della Polizia Municipale sui pericoli e le devianze a cui sono esposti i ragazzi. L'ambiente, il tema ambientale sul nostro territorio è particolarmente sentito dalla formazione per rendere i giovani cittadini consapevoli, alternando iniziative caratterizzate dalla didattica e dal gioco, e giornate dedicate alla raccolta differenziata, all'ecologia e alla corretta alimentazione. Lo sport è una disciplina fondamentale per noi ragazzi. E organizzare delle olimpiadi per studenti, facendo partecipare tutte le scuole o invitando atleti importanti nella nostra città, e in modo da farci raccontare da dove sono iniziati e promuovere un corretto stile di vita. Per portare avanti il nostro programma avremo bisogno dell'aiuto di tutti, dell'amministrazione, ma anche di tutti coloro che vogliono ascoltare la nostra voce e le nostre idee. Grazie. Grazie a tutti e spero che mi votiate. Grazie Gabriella, grazie infinite. Passiamo la parola a Foglia Andrea, Istituto Fiorentino. Buongiorno, io mi vorrei candidare a vice. Come dire, una candidatura espressa con un programma. Se vuoi però puoi dire qualche parola adesso. Sì. Ok, vai. A te, Andrea. Buongiorno a tutti. Io mi associo al programma presentato dalla mia collega Cernamo, candidata a sindaco. Per una scuola migliore. Dobbiamo tutti collaborare per una scuola migliore, soprattutto per il rientro a settembre, rispettando determinate regole. Quindi c'è bisogno di collaborazione da parte di tutti. Abbiamo passato giorni difficili in cui il terrore per questo virus ci ha tenuti chiusi in casa. Sono fiduciosa del fatto che ben presto torneremo alla vita normale e quando sarà possibile dobbiamo essere uniti al di là della scuola da cui proveniamo. Spero in qualità di vice sindaco, se eletto, di essere in prima fila per i nostri. Va benissimo Andrea, grazie, grazie. Allora, passiamo la parola a Guglielmotti, Maria Teresa, Istituto Penna. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Maria Teresa Guglielmotti, ho 10 anni e ho frequentato la quinta elementare all'Istituto Sandor Penna. Mi candido alla carica di sindaco. Allora, da quello che sentivo in televisione, ho sempre pensato che la politica fosse una cosa negativa. Però, con questa occasione, ho iniziato ad approfondire il tema.
Ho iniziato a fare domande agli adulti, ma soprattutto a mio padre, che mi ha spiegato che la politica non è non si hanno dei privilegi, ma vuol dire che bisogna avere responsabilità nei confronti di chi ha proposto la propria fiducia. La mia età e la mia esperienza non mi consentono di occuparmi di temi troppo grandi, però in virtù di quanto detto prima posso affermare che qualsiasi tema mi troverò ad affrontare lo farò con il massimo della serietà, della responsabilità e dell'impegno. Infatti quel poco che ho capito sulla politica mi lascia pensare che chi è chiamato ad occuparsi di politica non deve servirsi del popolo, ma essere al suo servizio. Grazie. Grazie Maria Teresa, grazie infinite. Passiamo la parola a Lamberti Gaetano, Istituto Gatto. Io mi candido come vice sindaco. Ok, puoi parlare, puoi presentare la tua candidatura. Buonasera a tutti, mi presento, sono Gaetano Lamberti, della prima B dell'Istituto Comprensivo Alfonso Gatto. Sono onorato di poter svolgere l'incarico di consigliere comunale e ringrazio tutti i miei compagni per avermi invitato e dato la possibilità di fare questa fantastica esperienza. Attraverso il consiglio comunale, insieme al sindaco, spero di riuscire a fare emergere la nostra voce per trasformare le nostre giovani idee in proposte valide che possono poi essere realizzate con l'ausilio del Consiglio Comunale degli Adulti. Sono un giovane ragazzo, ma da subito voglio cercare di essere un cittadino attivo. Grazie per l'attenzione. Grazie Gaetano, grazie mille. Passiamo la parola a Laudati Gabriella, Istituto Gatto. Buonasera, io non mi candido. Ok, ciò non toglie che tu possa essere votata, ovviamente. Passiamo la parola a Masi Mattia Rocca, Istituto Gatto. Mi chiamo Masi Mattia Rocco e mi candido a vice sindaco per rendere migliore e più sicura questa città. Per iniziare vorrei dire la mia su questa emergenza Covid-19. Ho pensato di far riaprire le scuole, ma con classi meno numerose e entrate e uscite scagliate. Un ultimo punto relativo al Covid per il mio programma è dare maggiore assistenza e strutture idonee a ragazzi con disabilità o che convivono con esse e non riproporre lo stesso errore delle stragi delle case di riposo che è successo negli ultimi mesi. Allontanandoci un po' dal Covid, arrivo all'argomento che a me sta più a cuore, l'inquinamento di ogni ordine e grado. Negli ultimi anni sta affliggendo praticamente tutto il mondo ed è una cosa che non può essere fermata subito o molto facilmente. C'è bisogno del lavoro di squadra di molte persone. Questo obiettivo può essere raggiunto soltanto se tutti ci concentriamo su un solo obiettivo. Immagino una città verde con molti aree green, alberi o piante che assorbono molta anidride carbonica e producono ossigeno, come tabacco o altre piante che hanno grandi proprietà di scambio. Vorrei inoltre incentivare la raccolta differenziata, come succede già in altre città, per ogni bottiglia o tappo buttato nel cestino giusto un centesimo. Abolire l'utilizzo della plastica monouso, che è la cosa che inquina di più, perché non può essere riutilizzata ed è il materiale che ci mette di più a scomparire nell'ambiente. Progettare un impianto ipertecnologico per lo smaltimento rifiuti, che potrebbe essere un'idea molto, molto più comoda all'indifferenziata, oppure
Mi sentite? Sì, sì, scusami, scusami. Eccomi qua. Grazie. Devo ripetere? No, 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 tranquilla, abbiamo sentito tutti. Sentito. Sì, tutto ero io. Per la città a misura sì. di bambino. E vorrei ricordare che tutti si preoccupano per come diventerà un bambino, ma si dimenticano che lui è qualcuno già oggi. Sì, bravissimo, grazie, grazie veramente. Allora, passiamo la parola a Nunziata Vincenzo dell'Istituto Penna. Buonasera, io non mi candido. Ok, ma potrei comunque essere votato, ovviamente, Vincenzo. Passiamo la parola a Pappalardo Mattia dell'Istituto Gatto. Io mi candido alla consulta. Ah, benissimo. Colgo l'occasione per ricordare che la candidatura alla consulta è per tutti in realtà, perché poi i cinque assessori, i cinque componenti della consulta verranno nominati dal sindaco. Ok, va benissimo. Raso Patrizio Junior dell'Istituto Salvemini, che è assente, se non sbaglio, è arrivato poi? Nel primo appello. Alessia è ancora assente. Ah, ok, va bene, quindi diciamo è assente Raso. Passiamo quindi, sì, passiamo la parola quindi a Rizzo Andrea, Istituto Comprensivo Fiorentino. Allora, buongiorno, io non mi candido, però vorrei comunque esprimere delle mie idee che magari potranno anche fungere da consiglio per un eventuale sindaco. Il primo punto è quello di costruire delle strutture pubbliche gratuite per attività sportive e ricreative. Poi aree verdi pubbliche per i più piccoli anche per giocare all'aperto, strutture culturali per il cinema e il teatro in modo da consentire anche a tutti magari la recitazione a prezzi contenuti. L'incentivare l'utilizzo di biciclette per una mobilità sostenibile, la pulizia e cura della città e di tutte le strutture pubbliche. Inoltre vorrei la ricostruzione di uno degli istituti più vecchi di Battipaglia, che è l'Istituto Fiorentino. Grazie e buona serata. Grazie Andrea per il tuo contributo, grazie. Passiamo la parola a Sansone Lucia, Istituto Gatto. Buonasera a tutti, io mi candido come sindaco. Bene. Allora, io sono onorata di essere stata eletta consigliere comunale dai miei coetanei. Sarei altrettanto onorata di ricevere la carica di sindaco. All'inizio della mia campagna elettorale sono stata ispirata da uno slogan, la mano tesa, che è anche il nome della mia campagna. Per mano tesa io intendo la disponibilità nell'aiuto reciproco della comunità e nella proposta di idee nuove e propositive. Tutto ciò si può dire racchiude tutte le mie idee programmatiche. Il mio programma prevede uno sviluppo della socializzazione e apprendimento artistico, culturale e ambientale. In ambito artistico propongo spettacoli e visioni cinematografiche mensili all'aperto quando possibile. Questo ha lo scopo principale di unire le persone sotto forma di emozioni che in ogni qual modo i film ci regalano. In campo scolastico-culturale propongo assemblee d'istituto dove i ragazzi avranno la possibilità di discutere di varie problematiche e di proporre alle strutture scolastiche tutto ciò che reputano di una certa importanza. A livello culturale auspicherei a realizzare dei centri sociali dove poter avere un confronto sia sociale che culturale per persone di tutte le età. È un modo per avere cuore, poiché io amo il confronto tra le persone e credo fermamente che questo sia anche un modo per crescere individualmente e collettivamente. Per quanto riguarda invece il settore ambientale, propongo di organizzare dei progetti scolastici in collaborazione con società ambientali per giornate all'insegna del verde, al fine di migliorare l'ambiente e di conseguenza l'area della cittadina battipagliese. Per tutelare ulteriormente la salvaguardia cittadina proporrei l'installazione di telecamere nei parchi comunali
e chiederei alla comunità battipagliese la loro collaborazione al fine di poter proporre l'instaurazione di campi da gioco e di aree attrezzate per bambini. Io concludo affermando la mia completa disponibilità nell'ascoltare nuove idee, nuove proposte o iniziative per far sì che tutti insieme possiamo far parte di una grande forza battipaglia. Io faccio un grande in bocca al lupo a tutti i candidati e vi ringrazio tutti. Grazie Lucia, sei stata chiarissima. Passiamo la parola a Tarantino Marianna, Istituto Marconi. Buonasera a tutti, io mi candido come sindaco. Il mio programma si basa principalmente sul miglioramento di Battipaglia e renderla un luogo più a misura di ragazzo. Ho notato infatti che, a parte tutte le strutture private dove noi ragazzi possiamo divertirci, per esempio praticando gli sport, a Battipaglia non ci sono luoghi pubblici gratuiti dove noi possiamo appunto passare il nostro tempo libero. Quindi per esempio ristrutturare le aree verdi che già ci sono nella nostra città, magari migliorandole appunto con piccoli campi da calcio, pallavolo, da basket. E per quanto invece riguarda, per far fronte al problema ambientale, costruire le piste ciclabili lungo tutto il comune, anche nelle periferie, invogliando così i cittadini a spostarsi con le biciclette e non più con le automobili. Proporrei inoltre di ristrutturare il cinema e di spostare l'attuale biblioteca comunale più verso il centro, in modo da essere accessibile a tutti, e magari migliorandola anche dotandola di attrezzature tecnologiche, in modo che tutti i ragazzi possano svolgere anche delle ricerche scolastiche per chi non ha attrezzature tecnologiche a casa e quindi non può appunto svolgere le ricerche. Inoltre proporrei di realizzare un evento che simboleggi la nostra città, facendola diventare anche, per esempio, famosa come lo è diventato Gifoni Film Festival oppure Fabula Bellizzi. Per esempio una mostra fotografica, magari invitando anche fotografi battipagliesi professionisti come giuria, oppure fare un campionato cittadino una volta l'anno, per esempio in estate, dove le varie associazioni di calcio, pallavolo e degli vari sport possono competere a vicenda. Spero che vi sia piaciuto, so che non sono delle richieste semplici da fare, ma tutti insieme sono sicura che ci riusciremo. Grazie Marianna, grazie infinite per il tuo contributo. Allora passiamo la parola a Torsiello Sara, Istituto Fiorentino. Buonasera, io non mi candido. Ok Sara, va bene, fermo restando che potrai essere votata comunque ovviamente dai tuoi colleghi consiglieri. Passiamo la parola a Troise Mirko, Istituto Marconi. Eccomi, mi sentite? Sì, ti vediamo anche. Allora, buon pomeriggio, sono Mirko Troise, ho 14 anni e come già detto frequento l'Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi di Battipaglia. Il mio programma elettorale si chiama Tutti per uno e uno per tutti e come ho già evidenziato ai miei coetanei in altre occasioni, il mio programma elettorale, almeno per il momento, prevede diversi obiettivi come quello di ripulire le strade, riorganizzare gli spazi e crearne anche di nuovi. Le mie idee sono tante, le mie idee, ma quello che ora desidero che voi sappiate è il modo in cui io le voglio realizzare. Per farmi capire meglio, immaginiamo che mi siano stati affidati dei soldi e con questi soldi ho due diverse opzioni. La prima opzione è quella di costruire un nuovo e stupendo campo da calcio, perché come sappiamo la maggior parte di quelli già presenti a Battipaglia non sono completamente integri, infatti potrebbero mancare per esempio una porta oppure la recinzione che la circonda potrebbe essere bucata e altre problematiche varie. Oppure potrei utilizzare questi soldi per fondare una campagna di
una campagna di volontariato che si occupi, per esempio, di dare cibo ai più bisognosi. Ci sarebbero persone che nel primo caso potrebbero appoggiare la mia idea, perché così avrebbero un luogo nel quale divertirsi, mentre invece ci potrebbero essere persone che non sostengono la mia idea, o meglio, non sostengano la prima opinione, perché erano più, diciamo, entusiasti all'idea di proprio di fondare questa nuova campagna di volontariato e così viceversa. Io quindi vorrei evitare questo, chiamiamolo, scontro e basare la gestione della mia carica sul confronto continuo e reciproco, così da non far prevalere le mie scelte, ovvero quello che solamente io ritengo sia giusto, ma quello che tutti ritengano giusto, dimostrando che la collaborazione può portare a risultati eccezionali. Perché sono sempre stato dell'idea che da soli si ragioni in maniera molto chiusa. Invece, ragionando tutti insieme, diffondendo idee, discutendole, si possono così raggiungere diverse conclusioni e percorrere diverse strade. E quindi voglio farvi comunque. E nel caso venissi eletto come sindaco, manterrò i valori di dialogo, idee e opinioni, e che, pur avendo io un carattere, diciamo, da comandante, cercherò comunque di essere molto aperto alle idee di tutti. Riprendo le parole di alcuni candidati che hanno parlato precedentemente, che chiunque sia eletto spero che faccia comunque un buon lavoro e che non prenda in considerazione la sua posizione politica, ma che prenda in considerazione l'idea di aiutare a rendere Battipaglia una città migliore. Grazie a tutti e buona fortuna agli altri candidati. Grazie Mirko, sei stato chiarissimo. Allora, abbiamo l'ultimo consigliere, Vitale Edoardo Vincenzo, Istituto Salvemini. Prego. Eccomi qui, sono presente, ecco. E, allora, innanzitutto buongiorno. Mi chiamo Edoardo Vincenzo Vitale, come sapete appartengo all'Istituto Salvemini di Via Ravenna. Ho 10 anni, vivo a Battipaglia e mi piacerebbe renderla un posto migliore, cioè renderla più pulita, più ordinata. E in realtà, cioè, più pulita, più ordinata, ma soprattutto più civile, perché se io scrivo su un muro, il muro si sporca, per quanto un altro lo può andare a riverniciare, ci sarà sempre qualcun altro che piglia e ci riscrive sopra. Se io invece sono civile, sono capace di convivere con gli altri e so che non devo scrivere su quel muro, non ci scrivo più e il muro resta pulito. Questa era una metafora. Però per far capire che innanzitutto dobbiamo cambiare noi, in primo punto. Il secondo punto è che, cioè, volevo dire, qui ho annotato tutte le mie cose, volevo far tener conto del fatto che noi giovani siamo noi il futuro di questa città, in generale, il futuro del mondo, sono i giovani e saranno il futuro le generazioni che verranno dopo di noi. Perciò, se noi renderemo bella questa città, e dico renderemo perché se io vengo eletto sindaco, comunque, come ha detto Mirko Troise, comunque terrò conto anche delle idee degli altri. Quindi, se noi abbelliremo questa città e la renderemo una città migliore, io vorrei, cioè, abbellirla più che altro per noi. Ma come abbellirla? Abbellirla nel senso che, secondo il mio programma, una volta sensibilizzati i cittadini al rispetto della città, si potrà proporre un progetto di riqualificazione ecologica per le ville comunali dei diversi quartieri comprendenti aree dove è possibile incontrarsi tra amici, come hanno detto vari
candidati, quando fra ragazzi della nostra età si esce con gli amici o le amiche, poi non si sa dove sbattere la testa per anche solo fare una chiacchierata o giocare a pallone. Poi io propongo di far costruire delle aree videosorvegliate, ovviamente, per i bambini più piccoli, come dei parchi giochi, ristrutturando anche quelli già presenti a Battipaglia. Poi zone dedicate ai cani, perché noi ci lamentiamo sempre che tu porta il cane nella villa comunale invece di portarlo sul marciapiede vicino alla scuola e lasciare la cacca lì. Sì, ma io, a parte il marciapiede vicino alla scuola, dove lo devo portare? Cioè, a parte il fatto che posso pulire, non ho dove portarlo. Quindi aree dedicate ai cani, piste ciclabili, come ad esempio potremmo fare una pista ciclabile sul fiume Tusciano, per esempio, sulle sponde del fiume Tusciano, allargando le sponde, insomma, facendo anche dei ponticelli ad aperta per le piene del fiume, facendo delle piste ciclabili che avrebbero appunto tre punti positivi. Abbasserebbero l'inquinamento, renderebbero più facile socializzare e poi renderebbero anche più pulita l'aria, più bella Battipaglia, ecco. E questo era. Sei stato chiarissimo. Allora, con Edoardo Vincenzo Vitale abbiamo concluso il nostro giro di candidature e quindi passerei la parola alla dottoressa Buonomo per la votazione. Quindi, diciamo, do sicuramente la parola alla dottoressa Buonomo, che si occuperà di farvi votare. Ricordate intanto, ragazzi, che potete esprimere una sola preferenza con la modalità che vi è stata indicata e che voi avete appreso nei collegamenti di prova che abbiamo effettuato nei giorni scorsi. E attendiamo la dottoressa Buonomo che allora, ci aiuterà. Qua. Adesso eccola. Giusto pochi minuti. Alessia, se vuoi lasciare sì. Un attimo i saluti della dottoressa Iorio, io carico il sondaggio, la dottoressa Iorio la dirigente degli affari generali, sì. E quindi salutala un attimo, porta i suoi saluti mentre io carico il sondaggio. Grazie. Certo. Allora dunque, sì, mi pregio di portare i saluti a tutto il consiglio dei ragazzi della dottoressa Caterina Iorio, che è la dirigente del settore che si è occupato di voi in qualche modo, che ha curato il consiglio dei ragazzi. La dottoressa Iorio è insomma, entusiasta di questo progetto e veramente insomma lo ha seguito con grosso interesse e grosso affetto e lei è stata collegata con noi, però chiaramente non ha interloquito e non ha interferito per non disturbare e auspica ovviamente di vedervi presto anche negli uffici comunali, vi invita a venirci a trovare perché appunto dopo questa seduta iniziale, che è la seduta di insediamento, diciamo la più ufficiale di tutti, la più importante per via delle votazioni, voi sarete completamente autonomi. Nel senso che ogni qualvolta riterrete opportuno convocarvi in forma di consiglio, il sindaco, che sarà eletto a breve, dovrà effettuare una convocazione. Per fare questa cosa potrà sicuramente rivolgersi a noi, quindi al settore affari generali del comune, in particolare a me, Alessia, e convocare, quindi fare una convocazione scritta. Quindi diciamo che da questa seduta in poi sarete molto più autonomi e speriamo che frequenterete anche la sede centrale del comune di Battipaglia a Piazza Aldo Moro, magari organizzeremo anche con la dottoressa Iorio una visita al comune nei nostri uffici, proprio per darvi modo di vedere come funziona la macchina amministrativa dall'interno. E adesso insomma raccogliete le idee sulle candidature e preparatevi al voto, perché questo è un voto molto importante, non avrete modo di rifare questo voto. Il sindaco che voi eleggerete è il vostro sindaco, quindi non potrete cambiare. Quindi mi raccomando. Vi ricordo anche che in caso di exequo sarà eletto il più giovane di età, quindi il più piccolo.
Allora, io sono pronta per il collegamento, per le votazioni. Voglio chiedere una cosa, come funziona? Votano i ragazzi che si sono candidati, sia consiglieri che... No? Votano tutti. Tutti ragazzi, votano, sì, ragazze, sì, senza, tutti, e 25. Tutti e 25. Sì, sì, assolutamente. Difficile da scegliere, però. Belle candidature. La cosa che vedo che hanno tutte le idee chiare, soprattutto sull'ambiente, e questo è un fatto buono, come è un fatto buono il riconoscere che, a parte gli sforzi di mettere più personale, ma insomma non hanno, ma soprattutto che dipende dai cittadini. E questa è una cosa importante. Ho ascoltato ognuno di loro, alla fine c'è sempre in mezzo l'ambiente e semplicemente c'è in mezzo il fatto di riconoscere che i cittadini dovrebbero avere più rispetto verso i luoghi. Giusto per dire una cosa, stamane siamo andati a, una settimana fa abbiamo pulito i pit bat sulla litoranea, e stamani ci stavano discariche di carrozzerie di qualche negozio che c'ha qualche attività, che c'ha il carrozziere, e di nuovo era tutto imbrattato dopo una settimana. Quindi effettivamente, se non cambiamo noi ragazzi, e perciò voi siete la nostra forza, perché io vedo che nelle scuole, ringrazio i dirigenti che fanno sempre giornate di educazione e rispetto dell'ambiente, è solo così che forse possiamo cambiare la mentalità di questi cittadini che non ci rispettano e non rispettano se stessi. Comunque non so chi vince, ma è difficile la scelta, perché siete tutti che ci credete, quindi non siete stati contaminati dall'età, dagli anni e da artifizi. Quindi vedo tutti che avete delle buone intenzioni, è difficile la scelta, ma vediamo. Sarà un uomo, sarà una donna, innanzitutto non lo sappiamo. Però buona votazione. Grazie sindaca, grazie, grazie per la presenza. Nel frattempo, mentre la dottoressa Bonomo termina le operazioni tecniche per il sondaggio, ricordiamo le funzioni del sindaco dei ragazzi. Allora, il sindaco che verrà eletto rappresenta il consiglio a tutti gli effetti, nominerà nel corso di questa seduta la consulta dei ragazzi, composta da 5 assessori, presiede sempre il consiglio dei ragazzi e anche la consulta dei ragazzi, coordinandone i lavori, convoca il consiglio dei ragazzi e la consulta dei ragazzi ogni qualvolta ce ne sia necessità, e poi funziona, diciamo, ha proprio le funzioni del sindaco maggiore, quindi che vengono ascritte alla dottoressa Francese. Per esempio, il sindaco dei ragazzi, eletto a breve, dovrà convocare il consiglio entro 10 giorni, quando un quinto dei consiglieri lo abbia richiesto, quindi un dovere specifico riconosciuto proprio dal regolamento. Consiglio comunale curerà i rapporti con le autorità cittadine, quindi il ragazzo o la ragazza che sarà eletta a breve dovrà curare anche i rapporti con le autorità cittadine. Dovrà relazionare eventualmente al Consiglio Comunale Maggiore o alla Giunta Comunale su tutte le attività del Consiglio dei Ragazzi, altro impegno istituzionale molto importante. E chiaramente ricordo che nel momento in cui il sindaco dovesse per qualche motivo dimettersi, sarebbe il vice sindaco a fare le sue funzioni. Aspettiamo quindi solo il voto. Noi siamo pronti, eccoci qua per il sondaggio. Mi raccomando, un voto per ognuno. Allora, chi non fa parte dell'organizzazione, dei consiglieri, scusatemi, è pregato di abbandonare la seduta. Allora, noi abbiamo in tutto 24 consiglieri e 5 sono i partecipanti
extra più l'organizzatore. Ovviamente astenersi dal voto, si asterranno dal voto la sindaca, la dottoressa Ingala e l'organizzatore e ovviamente i docenti ancora collegati. 35 minuti per la votazione, i candidati hanno già espresso il loro programma, un voto singolo per ogni votazione. Procediamo con la votazione del sindaco, prego consiglieri. Hanno votato 11-12. Allora 24, 25, 26, 27. Siamo in fase di conclusione, manca un solo voto per un'attesa ancora massima di 31 minuti. Ok, i consiglieri hanno votato tutti, possiamo chiudere il sondaggio. Rendiamo la votazione, il risultato della votazione subito. Ok, salviamo un attimo, certo. Allora, risultato sindaco. Ok, adesso vediamo subito i risultati dove sono. Allora, apri e condividi. Giusto qualche minuto. Certo. Abbiamo qualche exequo. Ah sì? Sì. Allora, eccoli qua. C'è un po' di suspense. Sì, sì. Adesso la condividiamo con tutti. Prego, dottoressa Ingala.
per la lettura. Allora, gli ex equo. Dunque, vediamo un po'. Pisani Federico, 4 voti. Leggo bene? Perfetto. Leggo bene, ok, perfetto. Bianco Céline, 0 voti. Boffa Francesco, 0. Caprio Maria Paola, 0. Catino Alessandra, 0. Cennamo, 4. Cupo Gaia Ludovica, 0. Della Rocca, 0. Di Leo, 2. Di Napoli, Filippo Pio, 0. Di Pino Gabriella, 1. Foglia Andrea, 0. Guglielmotti Maria Teresa, 1. Lamberti Gaetano, 0. Laudati Gabriella, 0. Massi Mattia Rocco, 1. Nunziata Vincenzo, qui leggo male, Nunziata Vincenzo 0, poi abbiamo, allora, vediamo un po' se riesco a tirare un po' sull'immagine, forse... Abbiamo Laudati Gabriella 0, grazie perché io Masi non leggo. Mattia Rocca 1, ok, Nunziata Vincenzo 0, poi qui abbiamo... Pappalardo Mattia 0, grazie. Raso Patrizio Junior 0, Rizzo Andrea 0. Allora, quindi abbiamo Sansone Lucia 4, che non Tarantino è visibile. Marianna. Ah, ci sono. Noi questi non li vediamo. Mm. Sì, sì, adesso li mettiamo visibili. Eccoli grazie. Qua. Grazie. Sansone grazie Lucia mille. Abbiamo detto 4, Tarantino Marianna 2, Torsiello Sara 0, Troise Mirko 3, Vitale Edoardo Vincenzo 1. Allora, ex equo tra Pisani, Cennamo, Francesca Angela e Pisani. E Sansone. E anche e Sansone Lucia. Sì. Allora, vediamo un attimo, diamo lettura della proclamazione. Allora, un attimo solo. Allora, Pisani. Sì, dovremmo trovare il più giovane. Sì, o la più giovane. Pisani, Cennamo, un attimo solo, datemi il tempo, Ancora un po' di suspense, 4-4, poi abbiamo a scendere Sansone Lucia. Io qua non vedo però, forse non capisco io come fare a scendere. Ecco, ce l'ho fatta. Sì, sì, Sansone Lucia. Ok. Allora, in base al regolamento, in ordine di età. Sansone Lucia, 4. Allora, un attimo, quindi sono solo questi tre, Carmela, mi confermi? Sì, confermo. Pisani Federico, 4 voti, Cennamo Francesca Angela, 4 voti, e Sansone Lucia, 4 voti. Allora, Pisani Federico, nato il 7-8-2009, Cennamo Francesca Angela, nata il 2-5-2009, Sansone Lucia, nata il 23-6-2009. Sansone Lucia, nata il 23, allora no, ecco Sansone qui. Sansone la più grande. 06, allora, dunque, no, è proprio Pisani Federico, 07. Sansone Lucia 2009. Ora lo posso dire, è mia nipote. Veramente? Sì. No, Sansone è la più anziana, è vero, la è giusto. La più anziana, 2007. Lucia, vabbè, quando fai 18 anni ti candidi con me, direttamente. E allora Federico Pisani è il nuovo sindaco, non mi vorrei sbagliare, 7 agosto 2009. Sì, ma sono tutti bravi. Insomma, sì, è il più giovane, scelto... per pochi mesi. Sì, sì, scelto bene, tutti, per tutti bravi, tutti anche pochi quelli mesi, che insomma, sì, ecco, sì. Sono tutti bravi. Sì, sì, benissimo. Abbiamo il sindaco. Complimenti. Vediamo con il nuovo sondaggio, allora. Perfetto, ok. Figlio del sindaco di Acciaroli? Sì. Sì, 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 si vede da come hai parlato, parlavi da sindaco, Parlavi già da sindaco, si vedeva già. Sì, sì. Bocca al lungo. Grazie. Avevano le idee abbastanza chiare anche loro. Giusto un secondo che tu arriviamo. Tu vai da papà e dici che ti credi che solo tu sei sindaco. Vabbè, quello che si dice buon sangue non mente. Sì, ecco qua.
Comunque complimenti a tutti i ragazzi, mi sono piaciuti tutti, ripeto, ognuno, la cultura è stato un altro tema che molti di loro hanno ribadito, le biblioteche, cioè questi ragazzi hanno delle esigenze che spero che rimangano le stesse, perché sono le cose più importanti per la crescita di una società sana. La cultura è fondamentale per capire meglio e per non farsi abbindolare, insomma, ed è importante l'ambiente. Quindi bravi ragazzi, tutti sensibili, meritate tutti di governare la città, effettivamente. È vero, sì. Okay, vediamo un attimo, facciamo questa modifica. Quindi ragazzi, adesso voterete per il vice sindaco. Allora, vediamo un attimo, file, apri. Noi siamo pronti? Ok. Però anche io posso votare per il vice sindaco? Certo. Certamente, sì. Okay. Hanno votato? No, siamo a 20. Ci vuole tanto. Ne mancano 7. 22. No, sono 24 in tutto perché c'è un consigliere assente. Manca ancora qualcuno? Abbiamo 23 voti, c'è qualcuno ancora che deve votare? I consiglieri sono 25, manca un voto. Qualcuno è uscito, credo. Sì, ci manca un consigliere che si è assentato, che non lo vediamo più, quindi diciamo che si può dire conclusa la votazione, perché mi sembra di aver visto che manca la consigliera Cupo Gaia Ludovica, che non vedo più collegata. Che forse la mamma ci aveva proprio detto che aveva un appuntamento alle 17:30 che avrebbe dovuto lasciare poi a un certo punto la seduta. Va benissimo, allora noi possiamo chiudere il sondaggio così. Comunque la dottoressa Iorio ci sta seguendo dalla macchina. Ah, benissimo. Perché lo ha detto che... mi state divertendo, io sto in macchina e sono collegata, quindi... E ci teneva tanto a questi. Lo so. Allora, ecco qua le votazioni di vice sindaco. Adesso li condividiamo, così la dottoressa Ingala ne darà lettura. Prego. Allora, dunque, Pisani Federico 0, Bianco Selin 1, Boffa Francesco 0, Caprio Maria Paola 0, Catino Alessandra 0, Cennamo Francesca Angela 1, Cupo Gaia Ludovica 0, Della Rocca Alessandro 0, Di Leo Giovanni 1, Di Napoli Filippo Pio 0, Di Pino Gabriele 0, Foglia Andrea 5, Paola, abbiamo quindi 5, Guglielmotti Maria Teresa 1, Lamberti Gaetano 4, Laudati Gabriella 0, Massi Mattia Rocco 2, poi un attimino che allora, andiamo. Andrea 5, Paola, abbiamo quindi 5, Guglielmotti Maria Teresa 1, Lamberti Gaetano 4. Un attimo ragazzi che non vedo, un attimino di pazienza.
2. Dunque, Lamberti Gaetano 4, abbiamo detto, Laudati Gabriella 0, Massi Mattia Rocco 2, Nunziata Vincenzo 0, Pappalardo Mattia 0, Raso Patrizio Junior 0, Rizzo Andrea 0, Sansone Lucia 1, un attimo solo. Vincenzo 2, poi abbiamo qui, vabbè, questo no, quindi ok. E allora direi che sicuramente Foglia Andrea, giusto, con 5, mi confermate? No, di che scuola è questa che è uscito vice sindaco? Allora, Foglia Andrea, vediamo immediatamente, Fiorentino, Istituto Fiorentino. Cioè ci siamo fatti fare da tutti. Abbiamo qui, vabbè, questo no, quindi. Ok, e allora direi che sicuramente Foglia Andrea, giusto, con 5, mi confermate? No, di che scuola è questa che è uscito vice sindaco? Allora, Foglia Andrea, vediamo immediatamente, Fiorentino, Istituto Fiorentino. Non so come ci siamo fatti fare da tutti. Vabbè, questo no, quindi. Sicuramente Foglia Andrea, giusto, con me sono rimasti da solo, mi figlio non mi qual è questa che è uscita. Allora, Foglia Andrea, vediamo immediatamente. Possiamo quindi proclamare sicuramente vice sindaco eletto Foglia Andrea dell'Istituto Fiorentino, dico bene? Esattamente. Ok, perfetto, benissimo. Allora complimenti Andrea. Grazie. Possiamo procedere con la consulta? Io auguri, caricherei. Andrea. Auguri. Grazie. Buon lavoro. Allora, noi carichiamo adesso la consulta in modo tale da segnalare, ragazzi, perché c'ho la tasca forte che mi stanno aspettando. Certo, sindaca, come no? Vi aspetto qui al Consiglio Comunale quando si apre, vi facciamo venire anche al sindaco e al vice sindaco uno di questi giorni. Eh sì. Va bene. Grazie. Buon lavoro a tutti, ragazzi, grazie. Arrivederci. Scusate, ma gli altri poi che fanno? Sono consiglieri. Siete consiglieri, cioè tutti gli altri sono membri del Consiglio dei Ragazzi. Il Consiglio dei Ragazzi ha poteri di voto, nel senso che ognuno di voi ha un voto in seno all'assise, al Consiglio, diciamo, al vostro organismo. Quindi diciamo, ecco, il sindaco e il vice sindaco hanno un po' una funzione di capo, diciamo, di coordinamento, però ognuno di voi ha il suo peso all'interno del consiglio, può portare avanti le proprie idee, ovviamente. Sì. E quindi ci saranno le votazioni quando verranno prese delle decisioni. Ogni cosa allora, per sotto la consulta deve nominare solo il sindaco. Sì, solo il sindaco si sceglie. Prego, i 5 sindaco, collaboratori. Volevo un attimo, scusami. Volevo solo ricordare al sindaco Federico Pisani che deve nominare 5 assessori che devono però appartenere a 5 stili diversi. Okay. Allora, per l'Istituto Marconi, Marianna Tarantino. Ok. Un attimo, li dobbiamo segnare, giusto un momento. Sindaco. Vediamo un attimo, abbiamo questa scelta multipla. Vediamo se riusciamo a partire con questo. Allora, vota solo il sindaco. Prego, sindaco, a voce e poi proviamo a settare la votazione. Allora, Marianna Tarantino. Okay, poi Questi sono i nomi. Sì, lo so, li sto vedendo. A fianco c'è anche il nome dell'istituto. No, sì, infatti. Rizzo Andrea. Okay.
Ok, e poi quali istituti mi mancano? Salvemina. Penna e Salvemina. Ok. Vitale Edoardo. Per le Salvemine. Enunziata Vincenzo. Enunziata. Penna, ok. Quando era presente la rappresentanza femminile. Le quote sono ma io ho fatto mettere nella giunta Lucia Sansone e Marianna Tarantino. Allora, dottoressa, Carmela, do lettura? Prego, prego. Ok, allora, il sindaco Federico Pisani neoeletto ha votato, cioè ha nominato la propria consulta nominando 5 rappresentanti dei 5 istituti comprensivi di Battipaglia. Risultano eletti assessori all'interno della consulta Nunziata Vincenzo per l'istituto Penna, Rizzo Andrea per l'istituto Fiorentino, Sansone Lucia per l'Istituto Gatto, Tarantino Marianna per l'Istituto Marconi, Vitale Edoardo Vincenzo per l'Istituto Salvemini. E quindi migliori auguri agli assessori neoeletti. Quindi scusate, adesso noi siamo rappresentanti del nostro istituto. Siete rappresentanti del vostro istituto all'interno del Consiglio dei Ragazzi, sì, assolutamente sì. Sì. È una cosa importante, è una bella responsabilità. Allora io... Vincenzo Nunziata l'avete detto? Sì, sì. Sì, è il primo. Ah, okay. Primo. Non me ne ero accorta allora. Per la penna. Per la penna, per la scuola penna. Scuola penna. Ok. Mm-hmm. Un breve saluto del nostro assessore. Prego, dottoressa Giuliano, allora, a chiusura ragazzi, dei lavori. Benissimo, io sono molto contenta di questo consiglio comunale. Avevamo qualche timore con la dottoressa Bonomo e la dottoressa Engala sul funzionamento tecnico, diciamo così, di questa riunione, ma è andato tutto benissimo. Mi ha fatto molto piacere vedere il vostro entusiasmo, ma anche il vostro impegno, la serietà con la quale avete affrontato questa seduta. Sono veramente compiaciuta per tutti coloro che hanno anche presentato un po' i loro programmi, ma voglio anche dire che quelli che non sono stati eletti potranno presentare proposte nel seno del Consiglio ogni volta che vi riunite, e comunque che insomma il sindaco dura in carica, mi pare, dottoressa Ingala, 2 anni, quindi non demordete, perché molti di voi sono giovanissimi e avremo ancora modo di fare un'altra votazione con alcuni di voi. Io vi auguro veramente di vivere questa esperienza di grande formazione, ma di vera e propria cittadinanza attiva, di farne tesoro, e vi faccio veramente i miei migliori auguri per il futuro. Vorrei continuare a vedere i vostri occhi colmi di tanta consapevolezza, ma anche di tanta speranza per l'avvenire. In bocca al lupo, ragazzi, e buon consiglio a tutti. Grazie, assessore. Grazie, grazie a tutti. Noi concludiamo qui l'elezione del sindaco dei ragazzi, e a presto. Grazie. Arrivederci. 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 Arrivederci.